Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza si è riunito per calare sul territorio le norme anti-Covid varate dai due DPCM che si sono succeduti il 13 ed il 18 ottobre. Alla riunione presieduta dal prefetto Vardea hanno preso parte il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, quello della Guardia di Finanza, il presidente della provincia di Potenza ed il sindaco del capoluogo di regione. Responsabilità e controlli, questo in estrema sintesi, quanto è emerso dall'incontro nel corso del quale il prefetto ha comunque sottolineato che quella attuale non è una situazione di particolare emergenza. Prima di tutto responsabilità da parte di tutti noi, nuovo stile di vita. E poi ci vogliono i controlli, di questo abbiamo parlato nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e abbiamo pianificato una nuova strategia per i servizi di vigilanza e controllo. Nel corso del vertice in prefettura si è fatto anche il punto sullo stato dei trasporti, con le rassicurazioni da parte della provincia di Potenza di aver interessato il COTRAB affinché si evitino affollamenti a bordo. Dal prefetto arriva poi ai sindaci ad avere un atteggiamento più prudente. Il messaggio è di non farsi prendere dal panico. Per esempio, noi diciamo sempre ai sindaci di meditare eventuali ordinanze, soprattutto quelle di chiusura delle scuole. Le scuole, abbiamo visto, il governo ha ritenuto che devono restare aperte e quindi non vanifichiamo questa principio che è stato confermato dal governo con ordinanze sindacali.